Non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande, diciamo insieme, grande ricompensa. Apriamo le scritture in Salmo 133. Alleluia. Quanti noi apprezziamo questo luogo? Noi apprezziamo ogni luogo dove il Signore ci permette di mettere piede. Apprezziamo il posto di lavoro, perché tanti non ce l'hanno. Apprezziamo la famiglia, perché tanti non ce l'hanno. Apprezziamo la famiglia spirituale, perché tanti non ce l'hanno. Come è stato detto dal pastore Davide, molti, la persecuzione è iniziata anche negli Stati Uniti. In Pakistan in particolare stanno facendo una strage contro i cristiani. Ma questo non ci sorprende, ma almeno apprezziamo la nostra libertà qui e allo stesso tempo preghiamo per tutti i nostri fratelli che stanno avendo tanta difficoltà. E noi apprezziamo i momenti che Dio ci dona dove possiamo incontrarci. Come è stato detto, ci sono tanti che ovviamente sono presi dalla paura. E preferiscono star lontano, però questo mi ha da qualche giorno mi ha fatto riflettere molto sulla funzione della Chiesa e dell'opera di Dio nella città in cui Dio ci ha posto, perché come questo è un luogo, Dio ci ha posti in questo luogo, la città di Messina è un luogo per noi, per la Chiesa. E la Chiesa, la funzione della Chiesa è importantissima. E io desidero, diciamo insieme la parola la. La. Non sto parlando di una nota musicale, non sto parlando di un articolo determinativo, è così, così si dice. Che ne sa, c'è lo la e il mi insegnarlo. Ma sto parlando di là, con l'accento sull'A, è un luogo che Dio ha designato. È interessante e vedremo dalle scritture come ogni luogo che Dio ha stabilito è un luogo importante. Ma l'uomo deve fare la sua parte per rendere importante il luogo dove ci troviamo. Quindi è la responsabilità. Dio magari mi chiama a Messina, per me Messina è un luogo importante, scelto da Dio per la mia vita e quella di Lidia. Noi ringraziamo Dio che siamo qui, ma questo è il nostro luogo dove Dio ci ha posti. Questa casa era un luogo, Dio l'ha scelto, ci ha dato il nome del padrone, insomma ci ha guidati qui, come per dire il Signore stava dicendo questo è il luogo per te. Amen, e siamo qui. Ma io credo che ci siano altri luoghi nelle vostre vite, e ci sono luoghi lungo il nostro cammino, sono luoghi spirituali in cui Dio ci pone. E cosa dobbiamo fare quando noi ci spostiamo o riconosciamo che Dio ci ha posti in un luogo diverso, oppure sta lavorando qualcosa nella nostra vita e veniamo a scoprire che Dio sta facendo qualcosa di particolare? Considera che il momento in cui Dio fa qualcosa di particolare nella tua vita, quello per te è un luogo particolare, un momento particolare. Leggiamo il Salmo 133. È stata parte della preghiera. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Perché, diciamolo insieme, è là.
è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. È là, in un certo luogo, un luogo particolare. Il Signore non ci ha dato questo luogo soltanto per radunarci insieme, per adorare insieme. Certo, è qualcosa di meraviglioso quando c'è l'occasione di farlo. Ma io credo che qui il Signore ci ha radunati per cercare, diciamo insieme cercare. Siamo arrivati qui in questo luogo e adesso il Signore vuole mostrarci come cercare ardentemente il suo progetto. Quanti di noi vogliamo il progetto di Dio? Settembre del 96 ho sentito queste parole nello spirito mentre mi stavo svegliando e lo Spirito Santo mi disse: io voglio che tu pasturi i 9 doni dello Spirito. Mi è rimasto così impresso, però all'inizio mi ha lasciato un po' spiazzato, perché ho pensato: 9 doni, come puoi pasturare? Puoi pasturare le persone che sono attivi in questi doni. E questo oggi, ieri e oggi in particolare, mi stava lavorando, ma molto di più oggi, perché sto sentendo il disastro, questa pandemia disastrosa che sta invadendo il nostro territorio. Ho detto: ma se gli ospedali saranno tutti pieni, noi veramente avremo bisogno di essere attivi nel ministero della guarigione. Oddio, noi ci siamo. La scrittura dice: chi cerca, trova. A chi chiede, sarà dato. E a chi? Allora è chiaro, se non chiedi, se non bussi, nessuno ti aprirà. Noi stessi abbiamo, almeno credo che il Signore ci abbia messo in questo luogo per creare qualcosa di diverso affinché la nostra città ne riceva beneficio. Siamo d'accordo? Perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione. Andiamo a leggere in Marco, capitolo 24. C'è un luogo particolare. Marco 14, versetto 12. Dice: ora nel primo giorno della festa degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua? Allora egli mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca piena d'acqua, seguitelo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro chiede, dov'è la stanza, dov'è il luogo in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli allora vi mostrerà una grande sala di sopra arredata e pronta. Che cosa si farà là? Là apparecchiate. Là apparecchiate. Apparecchiate per noi. Tante meditazioni sono state fatte su questo passo di scrittura che ho sentito negli anni, ma ciò che mi colpisce di più è che a Gesù era stato rivelato esattamente dove si dovevano radunare, qual era la stanza, qual era il luogo e cosa dovevano fare. Il locale l'abbiamo trovato perché pensiamo che qui bisogna fare la celebrazione.
Ma io credo che siamo qui per fare ben altro che solo la celebrazione. Quanti di voi credete che il mondo ha bisogno di Gesù? E quanti di voi credete che il mondo ha bisogno di essere guarito? Anni fa, sicuramente molti di voi che eravate qui, il Signore ci ha detto, dice, questo è un ospedale, vi ricordate? È un ospedale. E per un tempo è stato un ospedale per recuperare la vita spirituale dei credenti. Anche se si pensava sempre che fosse veramente un ospedale per la guarigione a 360 gradi. Ma io ho visto negli anni come il Signore spiritualmente ha riformattato tanti cuori, tante menti, e lentamente ha portato anche guarigione nell'anima di molte persone, ma non abbiamo ancora visto con maggiore intensità l'attività dello Spirito Santo che riguarda la guarigione fisica, la guarigione del corpo. Ringrazio Dio, io credo che questa settimana abbiamo avuto anche una grande testimonianza. Ho chiesto alla sorella Grazia se voleva testimoniare, mi ha detto un'altra volta. Dio ha compiuto un miracolo per lei, però tu lo testimonierai, vero? Ok, me lo dirà lei quando sarà pronta. Ma Dio ha fatto un miracolo, veramente. E io sono convinto che quando il Signore ci chiama in un luogo e stabilisce quel luogo particolare, lì incomincia un suo laboratorio. Io credo che il Signore vuole che si costruisca un altare ovunque ci sia un nostro là. Dobbiamo costruire un altare nelle nostre case. Il pastore Davide ha detto, non sappiamo per quanto tempo durerà, ma è molto probabile che un giorno non potremo più radunarci in questo luogo, perché non ce lo permetteranno, è molto probabile. Ma questo non per mettere paura, però io dico, come famiglie siamo nei guai se non stabiliamo e creiamo nelle nostre case un altare per il Signore. Perché tutto ciò che tu sperimenti qui insieme a fratelli, certo che ci mancherebbe, è ovvio, ma io credo che allo stesso tempo Dio voglia operare in casa tua, nelle nostre case. Io ho avuto questa benedizione, mi sento beato in un certo senso, perché sin da fanciullo in casa mia c'era sempre la chiesa. Sono cresciuto a Papardo, dove ci raduniamo noi da bambino, là i miei genitori, mio padre, ogni martedì, giovedì e domenica si faceva il culto. Sai perché mi ricordo bene? Perché io avevo a mettere tutti i seggi in ordine. E mi restava sta cosa di seggi che hanno chiesto l'ordinato. Ma in casa mia c'è stata sempre un altare. L'altare che all'uomo è data questa responsabilità di costruirsi. Andiamo a leggere altri passi, quindi sappiamo che là, in quel posto particolare, è necessario costruire un altare. Andiamo a leggere in Genesi 12, versetto 7, magari li leggerò io senza, così non facciamo in maniera più veloce. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Poi dice, di là si spostò verso la montagna a est di Betel e piantò le sue tende. Cioè ha fatto dimora a est di Betel, avendo Betel a ovest e Ai a est, e là costruì un altare all'Eterno e invocò il nome dell'Eterno. Là, cioè, se lui spostava le tende, un altare doveva essere costruito, perché il Signore aveva priorità nella sua vita. Ed era importante per Abramo, girando e girovagando tutto il territorio che Dio gli aveva promesso, ovunque andava lì costruiva
un altare al Signore. Genesi 13, versetto 18, dice: allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e là costruì un altare all'Eterno. Cioè continua, ovunque va, costruisce un luogo, un altare, dove lui può relazionarsi con Dio in modo costruisce altare. Vediamo Giacobbe che costruiva altare, perché quell'altare era il momento o il luogo che egli onorava e dava onore alla presenza di Dio. Dio non era interessato di avere pietre su pietre, ma era l'olocausto. Oggi il nostro olocausto è la nostra lode. Noi presentiamo noi stessi al Signore, come dice Romani 12, presentate i vostri corpi al Signore, presentiamo noi stessi davanti al Signore. Questo è il sacrificio vivente. Esodo 17, versetto 15, dice: Mosè costruì quindi un altare al quale pose nome: l'Eterno è la mia bandiera. Alleluia, in quel luogo, per un'esperienza fatta, egli costruisce un altare e dichiara: qui l'Eterno è la mia bandiera. In Giudici 6:24 dice: allora Gedeone costruì in quel luogo un altare all'Eterno e lo chiamò Jehovah Shalom, Dio è la mia pace. Esso si trova anche oggi a opera degli Abiezeriti. Secondo Samuele, capitolo 24, versetto 25, dice: poi Davide costruì in quel luogo un altare all'Eterno e offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento. Così l'Eterno diede ascolto alla preghiera fatta per il paese e la calamità fu allontanata dal popolo di Israele. Poi leggeremo un altro passo che riguarda quando Davide ha fatto il censimento e questo è dispiaciuto al Signore. Secondo Re 16:11 dice: così il sacerdote Uria costruì un altare. Prima Cronache 21:26 dice: quindi Davide vi costruì un altare all'Eterno, offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento e invocò l'Eterno che egli rispose con il fuoco. Che egli rispose con il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Davide costruisce, raccoglie delle pietre, si costruisce un altare, gli offre il suo olocausto, e come segno di perdono e di gradimento, cioè che Dio era compiaciuto di questo olocausto, il Signore manda fuoco dal cielo e arde e brucia questo olocausto. Il luogo, ovunque ci troviamo, dobbiamo costruire un altare al Signore. Gesù la mette sotto quest'ottica. Matteo 6:6 dice: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta segreta, cioè il tuo luogo, è il tuo là,
Dice, mentre tu entri nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Alleluia. Nel segreto. È un segreto dove noi ci incontriamo col Signore? È un luogo segreto oppure è aperto a tutti? Io in America, io e Lidia, per la casa che avevamo, abbiamo dedicato una stanza alla presenza del Signore. E lì dentro c'era solo canti di lode, lì dentro si pregava soltanto, lì dentro si meditava. E quando si entrava con la consapevolezza di entrare in un luogo particolare. Era il nostro là. E lì dentro abbiamo ricevuto grandi rivelazioni. Abbiamo ricevuto direttive da parte di Dio. In quel luogo là, proprio lì dentro. È un luogo particolare dove il Signore vuole portarci. Andiamo a leggere adesso in Atti capitolo 2. Versetto 1. Atti capitolo 2, versetto 1. Atti capitolo 2, versetto 1 dice: come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Questo era lo stesso luogo, erano tutti radunati nello stesso luogo dove Gesù in Marco, dove abbiamo letto, era quel luogo dove avevano celebrato la Pasqua. Quindi quel posto era rispettato. E Gesù è stato colui a dire: questo è il luogo dove dovete aspettare. E poi gli disse al capitolo 1, dice, e non allontanatevi da Gerusalemme, ma rimanete in quel luogo, rimanete in Gerusalemme. E questi discepoli, che sono 120 all'incirca, si erano adesso ritirati e radunati in questo luogo. 10 giorni prima di questo evento, Gesù era salito al cielo e rimasero lì. Per 10 giorni insieme, perché Gesù gli aveva detto di rimanere in quel luogo, e sono rimasti in quel luogo, un luogo particolare. Che cosa aveva fatto Gesù? Gesù aveva costruito un altare, aveva radunato adesso pietre viventi, li aveva portati insieme e li aveva radunati in quel luogo particolare e mise pietra su pietra. Sulla rivelazione che Gesù era il Cristo, la pietra fondamentale, ha detto Gesù di Pietro, a cui cambiò il nome da canna esposta al vento, adesso lo chiama roccia. Su questa roccia, non su Pietro, ma sulla rivelazione che Gesù era il Cristo, adesso Gesù edifica questo altare. Pietro dice, noi siamo pietre viventi, non pietre morte. Nell'Antico Testamento prendevano pietre, ma quello era un insegnamento, o per darci una visual, cioè di vedere esattamente che cosa sta facendo nello spirito, avrebbe fatto nello spirito dopo. Dice infatti, non sapete che voi siete il tempio? Noi siamo il tempio dello Spirito Santo collettivamente, e lo siamo anche da individui, cioè vive in me, vive in te, vive in te, vive in te, e insieme siamo queste pietre viventi. E qui in questo luogo, quando ci raduniamo, creiamo un altare. Qui stasera c'è un altare. Cosa si fa quando c'è un altare? Si sacrifica, si offre al Signore la nostra lode, il nostro ringraziamento, ed è stato proprio in questo luogo che stasera è salita la nostra lode, da un luogo che Dio stesso ha scelto.
Dice, all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro che cosa? Su di loro apparvero delle lingue di che cosa? Di fuoco. Vi ricordate Davide quando creò l'altare? Offrì l'olocausto, che cosa discese dal cielo? Il fuoco del Signore è disceso sull'altare di Davide. E qui in Atti capitolo 2, nuovamente il Signore conferma questo altare mandando queste lingue di fuoco che si posarono sul capo di queste pietre viventi. Su quell'altare che Gesù stesso aveva creato, scende il fuoco dello Spirito Santo. Ma questa è un'immagine straordinaria per noi, perché in questo luogo noi abbiamo creato, siamo pietre viventi e formiamo questo meraviglioso altare. La nostra lode, o quello che il nostro spirito offre, l'apertura del nostro spirito alla presenza di Dio, quando ci relazioniamo ed esterniamo al Signore la nostra lode, il nostro ringraziamento, come, che cosa fa il Signore? Manda il suo fuoco. Ma credo che ci siamo fermati. Abbiamo accettato l'evidenza delle lingue come un fuoco ristretto proprio a quell'esperienza. Ma io voglio ricordare alla Chiesa che quando sono scese quelle lingue di fuoco e si sono posate su ciascuno e questi cominciarono a parlare in altre lingue, era solo l'evidenza che c'erano 8 altri doni dentro tutti coloro. Che cosa scese dal cielo? Il fuoco di Dio? Oh, parlarono tutti in lingue. Noi pentecostali siamo molto, ci rallegriamo del fatto che questi parlano in lingue, ma parlare in lingue è solo l'inizio. Siamo arrivati sulla soglia del proposito, del progetto di Dio. E ci siamo fermati. E non abbiamo più cercato. Andiamo a leggere adesso in Prima Corinzi, andiamo a leggere Prima Corinzi capitolo 14, versetto 1. Dobbiamo leggerlo insieme. Dice: desiderate l'amore e poi che cosa? E cercate, diciamo insieme, cerchiamo ardentemente i doni. L'ordine che Paolo sta dando, che il Signore ci sta dando dalla sua parola, sì, è bello quando ci raduniamo insieme perché siamo un meraviglioso altare e offriamo lì il nostro sacrificio, il nostro olocausto di lode e di ringraziamento al Signore. Dice: ma non vi fermate, perché il fuoco è già sceso 2000 anni fa e avete già una fiammella dentro di voi, ma non vi fermate con il parlare in lingue, perché ho 8 altri doni che desidero rilasciare nel mio corpo e nel corpo di Cristo. Bisogna ancora vedere tutti questi all'opera. Io ringrazio Dio per le parole di conoscenza che abbiamo avuto negli anni, per le parole di sapienza che abbiamo ricevuto negli anni, per la profezia nella casa, grazie a Dio per questo, per le lingue e l'interpretazione, grazie a Dio per questo. Ma noi vogliamo vedere adesso, vogliamo vedere lo Spirito Santo manifestarsi con i doni di guarigione, di miracoli, i doni di fede per compiere atti straordinari, perché i tempi stanno stringendo e se la Chiesa non si mette in movimento e si mette alla ricerca dei doni, qui dice: desiderate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. La Chiesa si è fermata, non ha cercato più con ardore, con intensità, con grande zelo. Non abbiamo più cercato i doni dello Spirito Santo, ci siamo solo rallegrati quando qualcuno parla in lingue e abbiamo detto: ci basta.
Alleluia. Tanti di noi, la maggior parte direi, hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Meraviglioso. E ci sono quelli che nemmeno lo cercano. Ma io credo che il giorno è arrivato, siamo arrivati a quel giorno, quando noi abbiamo bisogno di cercare ardentemente i doni spirituali. Alleluia. Quanti mi stanno ascoltando? Noi ci siamo rallegrati. Sai, abbiamo pregato e quel fratello, quella sorella ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. E ora che fa? Parla in lingue soltanto. Non possiamo fermarci là. Dice, cercate ardentemente i doni spirituali. Se non li cerchi, non si manifestano. Se non li cerchiamo, come? Ardentemente. Cioè, che siamo zelanti, che siamo pieni di zelo, e che li vogliamo, e bombardiamo il cielo, perché Dio non dà cose a casaccio. Per questo ci ha insegnato che chi riceve è la persona che ha cercato. E se è stato aperto a qualcuno, è stato aperto semplicemente perché hanno bussato. Non bussi, non ti sarà aperto. Non cerchi, non troverai. Non chiedi, non ti sarà dato. Ma abbiamo capito il concetto. E guarda quanto il Signore desidera donare ai propri figli. Se ti chiedi del pane, non ti dà una pietra. Se gli chiedi un pesce, ti darà un serpente? No. Se gli chiedi un uovo, ti darà mai uno scorpione? Dici, voi che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli. Quanto più il vostro Padre Celeste vi donerà ogni cosa insieme a chi? Insieme al lo Spirito Santo. Prima Corinzi 2 lo leggo solo io. E Dio, versetto 28, prima Corinzi 12, 28 dice, Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi i doni di guarigioni, di guarigione, i doni di assistenza e di governo e la diversità di lingue. Guarda dov'è la diversità di lingue. C'è nella Chiesa, ma è l'ultima che è stata stabilita. Più importante è quella che Paolo dice, dopo apostoli, profeti e dottori, dice, poi ha ordinato le potenti operazioni. Quanti di noi siamo alla ricerca di potenti operazioni? Ho detto, Signore, la Chiesa, come Chiesa noi non vogliamo fallire. Noi abbiamo bisogno di vedere la potenza di Dio all'opera. E le testimonianze che abbiamo sentito stasera, gloria a Dio per quello che il Signore ha fatto, ma non ci basta. Non ci fermeremo qui. Anzi, con ardore, con maggiore fervore e zelo, noi cercheremo i doni spirituali. Quanti si impegneranno nella preghiera, quando siamo a casa, costruiamo un altare a casa. Signore, sto costruendo questo altare e non mi fermerò se prima il tuo spirito non scenda sulla mia vita e mi faccia operare miracoli, potenti operazioni, doni di guarigione all'opera, perché il tuo spirito è già dentro di me, ma non mi voglio fermare solo al parlare in lingue, voglio adoperarmi per avanzare il regno di Dio. In modo particolare per la guarigione in questi giorni, ripeto, per questa pandemia e tutti gli altri. Sapete che chi ci va di mezzo, ci vanno di mezzo, sono così concentrati sul Covid che
che tutte le altre, tutte le, gli altri bisogni, bisogni di altre persone sono accantonati e la gente muore lo stesso, e muore perché la Chiesa è apatica e non va alla ricerca dei doni di guarigione. Io dico, mettiamoci all'opera, cerchiamo i doni dello Spirito e diciamo: Signore, vogliamo metterci all'opera una volta e per sempre affinché Gesù Cristo sia esaltato, e quando tutti vanno al cimitero noi possiamo andare in chiesa, andiamo insieme a celebrare il nostro Signore per le guarigioni che Egli ha compiuto, ringraziandolo. Alziamoci in piedi. Versetto 31. Ora voi cercate ardentemente i doni maggiori. Cercate i doni maggiori. Preferite quelli di parlare in lingue? Sono tutti importanti, non fraintendetemi. Sono tutti importanti. Ma cosa quali doni potrebbero fare la differenza ed essere di testimonianza al Signore Gesù Cristo, se non doni di guarigione, doni di potenza, doni di miracoli, compiere miracoli, operare miracoli, doni di fede. Alleluia, io credo nella parola di Dio e credo che tutto questo si avvererà. Noi vedremo, cantiamo sempre: fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua gloria. Che cos'è la gloria se non la manifestazione del cielo sulla terra attraverso i figli di Dio? Padre meraviglioso, grazie per la tua parola. Signore, noi costruiremo un altare per il tuo nome, cercheremo ardentemente i doni dello Spirito Santo, perché Signore noi ci siamo accontentati del parlare in lingue, magari qualche parola profetica, ma noi abbiamo bisogno, Signore, che l'esperienza del tuo Spirito si manifesti in tutti gli altri, con tutti gli altri doni dello Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo per le lingue, ti ringraziamo per la profezia, per l'interpretazione delle lingue, ti ringraziamo, Signore, anche per i doni di ispirazione, il distinguere tra spiriti, ti ringraziamo, Signore, per la parola di conoscenza, per la parola di sapienza, ma ti ringraziamo, Signore, che il download per i doni di potenza stanno per venire nella tua Chiesa, perché è tempo di testimoniare di Gesù e perché Gesù stesso ha detto: non credete in me, ma almeno credete nelle opere che io faccio. Signore, manifestati attraverso la tua Chiesa e i doni di potenza nel nome di Gesù Cristo. L'Eterno vi benedica e vi custodisca. L'Eterno faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia pace in ogni momento della vostra vita. Benedica il vostro entrare e il vostro uscire, che allontani la malattia dalle vostre case. Nel nome di Gesù Cristo ci sia provvidenza in abbondanza in ogni casa e in ogni membro, nella casa di ogni membro del corpo di Cristo. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Andate in pace.